La rete torna sul peschereccio piena di pesci e rifiuti, bottiglie, taniche, sacchetti tirati su nel mare davanti a Livorno dai pescatori del progetto Arcipelago Pulito, nato dall'intesa tra Regione Toscana, Ministero dell'Ambiente e Unicop Firenze ed entrato nella fase sperimentale. Il progetto della Toscana è il primo in Italia a colmare il vuoto normativo che di fatto rende i pescatori responsabili dei rifiuti speciali pescati, costringendoli a smaltirli a proprie spese o a rigettarli in mare. Con il progetto Arcipelago Pulito invece la plastica è gettata prima in sacchi a bordo e poi in speciali cassoni in porto prelevata dalla Bromare e trasferita in un centro di Pontedera per essere analizzata, classificata e poi riciclata o smaltita e il mare ringrazia. Questa non è un, una cosa, un esperimento fine a se stesso, ma va dall'inizio alla fine, cioè dalla pesca della, de, della plastica fino alla, alla sua analisi per poterla speriamo tutta a riciclare e questo è un, credo l'unico esperimento in questo senso che si fa in questo paese. La Guardia Costiera è incaricata di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni in mare che dopo i sei mesi di sperimentazione potrebbero essere estese anche alle acque di Piombino, dell'isola d'Elba e di altre località anche fuori dalla Toscana. È un'esperienza che sicuramente ci farà capire meglio cosa c'è in fondo al mare. E in un'area in cui il coinvolgimento ambientale è eccezionale per effetto del parco naturale dell'arcipelago toscano e dell'area marina protetta delle secche della Meloria, questa iniziativa riveste un'importanza ancora più notevole. Ora si pensa già ad allungare l'elenco dei tipi di rifiuti che i pescatori possono raccogliere, non solo plastica ma anche ferro, alluminio e legno che inquinano il mare.